Allora, pregando che non facciano casino perché appunto qui stanno facendo lavori, benvenuti, bentornati sul canale. Oggi video prime impressioni, come potete vedere dallo sfondo, sono sempre in casa di qualcun altro. La mia convivenza continua ancora. Comunque, ragazzi, benvenuti e dopo tantissimo tempo un video prime impressioni. E sembra tanto che sia sempre stata uguale perché indosso sempre questa maglia, ma è solo perché io particolarmente amo questa maglia tantissimo. Quindi la metto più spesso che posso per fare video perché la amo un sacco. Comunque, oggi video con le prime impressioni manga e parliamo di 36.000 secondi in un giorno di Ryoko Fukuyama e The Magic Press a così 6,50 euro. Il manga presenta la sovracoperta. Tra l'altro, ho notato una cosa molto particolare. Cercando questo manga su Goodreads in italiano non si trova. Se cercate 36.000 secondi in un giorno, cioè il titolo in italiano, non lo trovate, invece cercate per forza il titolo in giapponese originale che è Koi ni Mudaguchi. Credo che si pronunci così, non lo so. Sotto è fatto in questa maniera, dietro c'è l'ora, diciamo, l'orologio e davanti è in azzurro. La coperta è fatta in questa maniera. E di che cosa parla questo manga? Le premesse di questo manga sono uno shoujo scolastico dove i protagonisti sono dei maschi, un po' la sorta di viene paragonata a Orimiya, ma voglio capire perché paragonata a Orimiya, però viene paragonata anche tantissimo, cioè io almeno la paragono tantissimo a Rainbow Days. In realtà Rainbow Days non ho finito di leggerlo. È ancora a casa mia, quindi ho letto i primi tre volumi, mi sta piaciucchiando veramente tanto, era una buonissima compagnia, il mio sostituto a Orimiya, e presa da questa cosa, avendo letto anche Azuaru che mi è piaciuto veramente tanto, ho detto sì, voglio provare a leggere anche questo fumetto. Sono eternamente indecisa se leggere o meno il seguito. Perché? Allora, ho acquistato, in realtà non volevo neanche acquistare questo fumetto, ma sono passata in fumetteria per recuperare, cos'è che ho recuperato? Frieren, numero 5, e ho deciso appunto di, ho visto il fumetto, ho potuto sfogliarlo, ho visto i disegni, mi sono piaciuti tantissimo, intanto vi passerò qualche immagine, disegni, e quindi ho deciso di acquistarlo, di provarlo, mi ho detto, ma magari può essere un buon manga, una buona storia, comunque rilassante, tranquilla e quant'altro. E lo è questo. Ma manca qualcosa, secondo me. Non mi fa venire voglia di andare avanti, di leggere, di proseguire le avventure di questi personaggi. Sono quattro amici che frequentano le scuole superiori e hanno una cosa molto particolare. Fanno parte di un club molto particolare, che è il Club degli Sfigati. E ogni giorno inventano una sfida nuova, tipo la sfida stupida, non so, ad esempio correre col pane in bocca se fa veramente effetto shoujo, quindi ti fa veramente sbattere contro la ragazza dei tuoi sogni. Capito? Capito, capito, capito? Mentalità idiote. E ogni giorno questi personaggi hanno delle avventure diverse. L'incipit con cui si inizia il fumetto, perché parlerebbe di questo protagonista, di cui non ricordo assolutamente il nome, Nishina, ha una strana passione per il manga shoujo. Però all'interno di questo fumetto, questa cosa, almeno nel primo volume, non viene troppo calcolata. Mi aspettavo di più, sinceramente. Invece l'unica cosa che noi capiamo da questo primo volume è che sono un club di sfigati, che fanno cose da sfigati e che quindi sì, in un certo senso tutti vogliono trovare un po' la loro anima gemella. E già in questo primo volume, nonostante il nostro protagonista non voglia avere una ragazza, ma vuole solamente, perché ha avuto una grandissima delusione alle medie, vuole solamente leggere manga shoujo, si ritroverà a suo malgrado in una situazione amorosa. Come incipit, come idea di storia mi piaceva veramente tantissimo, però secondo me è stata svolta un po' male. Non ho ancora inquadrato i personaggi, cioè un personaggio del gruppo che non ho ancora inquadrato, cioè sono quattro personaggi, non sono 200 personaggi, sono quattro.
non l'ho ancora inquadrato bene. Insomma, e poi c'è una situazione particolare in cui c'entro le zundere, zundere, non ricordo mai la pronuncia esatta, che non mi ha particolarmente preso, fatto ridere, niente, sinceramente. O sono io apatica. A sto punto mi vengono veramente i dubbi, oppure sto mandando a far ridere. Non ho riso, le uniche scene. Spero non si sentano rumori, ma penso di sì. Come ho premuto play? Rumore. Comunque dicevo, le uniche scene che mi sono piaciute all'interno del fumetto sono quelle del protagonista con la presunta ragazza, futura presunta ragazza del protagonista. Sono le uniche scene che mi sono piaciute, i disegni mi sono piaciuti veramente tantissimo, è l'unica cosa che approvo appieno, i disegni, quindi è per questo che sono in dubbio. Cioè effettivamente non lo so. Forse lo leggerò al secondo volume, ma solamente per sapere di questa coppia, perché sinceramente non, tutto il resto non mi ha detto niente di nuovo, francamente. No. A differenza, lo so, si dovrebbero fare paragoni, ma a differenza di, anzitutto con Orimia non c'entra niente, no, zero, anche perché Orimia parla di diversi personaggi, qui ci prova, ma fa un po' di casino, sinceramente, perché poi sono tutti insieme, sono tutti un gruppone, quindi alla fine è come se parlassero sempre di tutti quanti. Invece qui la cosa non è proprio amalgamata bene, sembrano tutti spezzettoni. Forse perché è il primo volume? Non lo so. Sono tentata a acquistare il secondo volume a vedere effettivamente come andrà, ma appunto sono ancora estremamente in dubbio. Se cercate comunque una storia dove i protagonisti sono maschi, vi indirizzerei più su Rainbow Days. Se avete già letto Rainbow Days, non vi dico tanto da leggere, quindi come Rainbow Days c'è appunto tanto da leggere. Non lo so, devo essere sincera, non è. Se cercate un manga shoujo, buttatevi su altro, aspettate Assassin's Perfection, aspettate quello che deve uscire a settembre, non ricordo assolutamente il nome. Questo è sicuramente passabile. Questo è tutto. Ci vediamo, ragazzi.